Decine di migliaia di persone sono morte a causa della fame e della guerra in Somalia e a causa della siccità che ha afflitto tutto il Corno d'Africa, cioè le terre comprese tra Kenya, Etiopia, Eritrea e Somalia. Più di 12 milioni di persone hanno bisogno di aiuti alimentari, secondo le Nazioni Unite. Turkana, in Kenya nord-occidentale, è uno dei distretti più colpiti dalla siccità, con tassi allarmanti di malnutrizione che si fa sentire soprattutto nella fascia debole della popolazione, cioè i bambini. Il gruppo inglese Oxfam ha lanciato un'iniziativa per ottenere dagli africani e dei loro governi maggiori donazioni e per avere aiuti alimentari ulteriori da Stati Uniti ed Europa. Ma la carestia si aggrava e gli aiuti non sono sufficienti. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha quindi fatto appello per raccogliere altri 530 milioni di dollari per acquistare cibo e medicine per le vittime della carestia. Il Consiglio ha elogiato i recenti miglioramenti della sicurezza a Mogadiscio, in Somalia, ma ha notato che la continua instabilità ha portato a terrorismo, pirateria, sequestri e a una disperata situazione umanitaria. Il Consiglio ha chiesto inoltre a tutti i gruppi somali di partecipare ad un incontro, il programma il 4 e il 6 settembre, e di elaborare una roadmap per fornire servizi e formare istituzioni governative nel paese l'anno prossimo.